Ciao a tutti, benvenuti a un altro appuntamento per vedere e capire come fare al meglio gli esercizi dentro casa. E ci stiamo pian pianino evolvendo. Oggi abbiamo la possibilità di contare sia su un aiutante, un altro allenatore dello staff dell'agonismo, Stefano, e sulla sigla nuova. Quindi, sigla. Grazie per la sigla. Oggi parleremo del plank. Che cos'è il plank? È un esercizio in isometria, che vuol dire un esercizio in cui bisogna mantenere una posizione statica, quindi bisogna mantenere la stessa posizione per più tempo possibile. Ok? Oggi vedremo il plank prono, quindi a pancia in giù, e vedremo alcune varianti. Allora, l'esercizio base è quello che si vede fare spesso in appoggio sui gomiti e sulle punte dei piedi. Altra variante di questo esercizio è quello sempre in posizione prona, ma stavolta in appoggio sulle mani e sulle punte dei piedi. Perché parliamo del plank? Perché è un esercizio molto importante, importante soprattutto in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere in casa, magari rimanere tanto tempo seduti, ok? E quindi è facile che insorgano qualche tipo di fastidio, qualche fastidio a livello della zona lombare, quindi questo è un esercizio che ci aiuta a limitare queste spiacevoli situazioni. E in più perché questo esercizio è molto importante per i nuotatori, per mantenere l'assetto, per evitare di girare troppo o girare tutto il corpo mentre nuotiamo a stile a dorso, per aiutare la gambata a delfino, quindi ha molti effetti positivi anche per la nostra tecnica di nuotata. Dobbiamo ricordare alcune cose, ok? Due cose importanti quando eseguiamo questo esercizio, quello è di mantenere le mani o i gomiti, dipende con cosa siamo appoggiati negli arti superiori al pavimento, sempre sotto le spalle e mantenere sempre la zona addominale e i glutei e le gambe sempre belli contratti. Adesso, grazie a Stefano, vedremo alcune varianti. Stefano, per piacere, riesci a farci vedere la variante, quella con le braccia distese e le mani che vanno a toccare la spalla opposta, per piacere? Certamente Simone, adesso faccio vedere. Bene Stefano, adesso riesci per piacere a farci vedere la variante dove c'è il movimento degli arti inferiori? Certamente Simone, adesso faccio vedere. Bene, adesso se per piacere alziamo un pochettino di più il grado di difficoltà e puoi farci vedere una variante del plank con il movimento sia degli arti inferiori sia degli arti superiori. Certamente Simone, adesso faccio vedere. Adesso ultima variante, per piacere Stefano, se puoi farci vedere il movimento di distensione e flessione degli arti superiori mentre stai mantenendo la posizione di plank. Certamente Simone, adesso faccio vedere. Molto bene. Ok, allora adesso vi abbiamo fatto vedere un po' di varianti, sbizzarritevi. Intanto grazie Stefano per quello che ci hai fatto vedere. Non c'è di che. Ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Tenete duro, rimanete a casa e rimanete in forma. Ciao a tutti.